È stato parato il 16enne aggredito con calci e pugni nel fine settimana in pieno centro a Maiera Ragusa. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore grazie ai testimoni e alle immagini di videosorveglianza. Giornata turbolenta a Ragusa sul tema della raccolta dei rifiuti. Dopo l'annuncio della sospensione della raccolta, il servizio è ripartito anche se a rilento. La discarica Eblea è già satura e si aspettano soluzioni a breve. Al porto di Pozzallo stamattina un sit-in per dire no all'arrivo di grano dall'estero, organizzato dal gruppo Siciliani Liberi. Si richiedono controlli a tappeto per rilevare la presenza di eventuali sostanze nocive. A Modica scompare definitivamente l'istituto scolastico Ciaceri, che da oggi viene accorpato al Santa Marta. Pertanto è stato cancellato un pezzo di storia della città. Domani sera a Punta Secca si terrà la finalissima di Telecanto. C'è attesa per conoscere il vincitore del format canoro di Canale 64, tra i 10 concorrenti provenienti da ogni parte della Sicilia. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. È stato operato il 16enne aggredito con calci e pugni nel fine settimana in pieno centro a Marina di Ragusa. I carabinieri intanto sono sulle tracce dell'aggressore, grazie all'identikit ricostruito con la collaborazione dei testimoni e le immagini di videosorveglianza. Vediamo il servizio. È stato operato il 16enne aggredito a Marina di Ragusa lo scorso fine settimana per uno sguardo di troppo. Adesso, dopo lo shock di questi giorni, il giovane, come ha spiegato la madre in un'intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, vuole solo tornare alla vita di sempre. Un episodio, quello di cui è stato vittima il ragazzo, di una violenza inaudita che ha lasciato increduli soprattutto i presenti che alla scena hanno assistito. Dopo averlo apostrofato con un cosa guardi in dialetto stretto, l'aggressore sarebbe partito all'attacco con calci e pugni, fino a procurare la rottura della mandibola. Tutto è avvenuto in pochi istanti, a lungomare, vicino al faro, una zona centralissima e affollata. È stato proprio uno dei passanti a bloccare la furia del giovane, che però è riuscito a scappare, non lasciando alcuna traccia. I carabinieri stanno ora cercando di risalire all'identità dell'aggressore attraverso l'identikit ricostruito grazie alle testimonianze dei testimoni e alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza privati presenti in zona. La madre del sedicenne chiede adesso maggiori controlli e sicurezza nei luoghi di ritrovo dei giovani, non solo da parte delle istituzioni, ma anche di adulti e genitori che dovrebbero dare l'esempio ed educare le nuove generazioni. Una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento illecito di rifiuti e alcune zone interessate dalla combustione di plastica è quanto stato scoperto ad Acate dai carabinieri, denunciato un agricoltore di 55 anni incensurato, proprietario del terreno. Vediamo. Vere e proprie discariche abusive per lo smaltimento illecito di rifiuti, alcune zone interessate dalla combustione di plastiche e di scarti di coltivazioni serricole con relative ceneri e residui, è quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Vittoria in alcuni appezzamenti agricoli ad Acate. Dopo aver monitorato per diversi giorni, anche con servizi notturni, la zona di Contrada Macconi, è scattato il blitz, durante il quale sono stati rinvenuti numerosi e consistenti cumuli di rifiuti per svariate tonnellate, costituiti dai nervi, materiale plastico e rifiuti organici di ogni genere. Inoltre sono stati rilevati appezzamenti di superfici interessate dalla combustione di materiale plastico proveniente dalle serre agricole adiacenti e dalle relative ceneri, nonché di rifiuti vegetali provenienti dall'attività serricola. L'accumulo di rifiuti speciali e delle materie plastiche, spiegano i militari ed in particolare la loro combustione, potrebbe provocare lo sversamento nel terreno di liquidi e sostanze altamente nocive per l'aria e che possono inquinare il suolo e le relative falde acquifere. È scattata così la denuncia a piede libero per un coltivatore 55enne incensurato di Acate, proprietario dei terreni. Dovrà rispondere dei reati di abbandono, combustione, smaltimento illecito di rifiuti speciali con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. L'intera area, comprendente un appezzamento agricolo di oltre 100 metri quadrati complessivi, è stata sottoposta a sequestro e sono tuttora in corso accertamenti di natura tecnica per individuare corpi metallici nel sottosuolo al fine di accertare il livello e la gravità dell'inquinamento prodotto. L'attività ispettiva di oggi si inquadra nell'ambito dei controlli in materia ambientale che l'Arma dei Carabinieri sta effettuando in tutto il territorio ragusano. Giornata turbolenta a Ragusa sul tema della raccolta dei rifiuti. Dopo l'annuncio della sospensione della raccolta in città, ieri è ripartita anche se a rilento, già in alcune zone della città capoluogo. La discarica Eblea è già satura e si aspettano soluzioni a breve. Sentiamo.
Giornate turbolente a Ragusa sul tema della raccolta dei rifiuti. Dopo l'annuncio della sospensione della raccolta in città, comunicata da una nota stampa dal comune, per lavori di manutenzione alla discarica Cava dei Modicani, sulla Ragusa Chiaramonte, ieri la raccolta è ripartita, anche se a rilento già in alcune zone della città capoluogo. La discarica Eblea è già satura e non può più accogliere altri rifiuti solidi, ma grazie a un'ordinanza comunale firmata dal sindaco Piccitto, si potranno continuare ad abbancare gli stessi rifiuti in un'area delimitata della discarica stessa, in attesa di trasferimento in altre discariche siciliane. L'ordinanza in questione ha validità fino al 30 settembre. Nicola Russo, commissario straordinario della SRR, Società Regolamentazione Rifiuti, spiega che si sta lavorando per trovare soluzioni in tempi rapidi. I tempi sono strettissimi e noi stiamo correndo per trovare alternative valide, spiega il commissario Russo. L'obiettivo è trovare soluzioni utili per migliorare e dare risposte alle necessità di questo impianto, magari valorizzandolo. Per il momento si entra in discarica secondo le modalità stabilite nella conferenza di servizio tenutasi in regione. Intanto c'è attesa per la gara d'appalto bandita dal comune di Ragusa per i prossimi 7 anni di gestione della raccolta dei rifiuti. La gara è stata vinta da un'associazione di imprese e il comune sta verificando che la stessa abbia tutti i requisiti richiesti prima di dare la definitiva assegnazione. Russo rassicura anche sul fronte della differenziata in provincia. Si sta concretizzando il frutto di un lavoro lungo portato avanti sinergicamente da tutti gli attori interessati, la SRR, comuni, ATO e tecnici, per dare una svolta nei sistemi di gestione integrata dei rifiuti che vede la SRR Ragusa Provincia nel ruolo attivo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Al porto di Pozzallo stamattina un sit-in per dire no all'arrivo di grano dall'estero, organizzato dal gruppo siciliano Liberi. Si richiedono controlli a tappeto per rilevare la presenza di eventuali sostanze nocive in un elemento fondamentale per la nostra alimentazione. Vediamo. Una manifestazione oggi al porto di Pozzallo per dire un secco no all'arrivo di grano dall'estero. La polemica era scoppiata già il mese scorso con un'interrogazione parlamentare a firma di Nello Musumeci. A fine luglio, infatti, una nave canadese carica di grano era arrivata a Pozzallo e il deputato regionale aveva posto al presidente Crocetta e all'assessore all'agricoltura Cracolici i dubbi che vedono proprio il grano canadese al centro di forti polemiche internazionali, poiché verrebbe pretrattato con una sostanza, il glifosato, che ne permette la maturazione anche in presenza di freddo intenso o ghiaccio ritenuta tossica. Il gruppo Siciliani Liberi ha quindi organizzato stamattina un sit-in di protesta al porto. Alcuni produttori hanno portato con loro i propri trattori, simbolo del loro lavoro. Questa manifestazione non riguarda solo ai produttori, perché il nostro grano viene regalato a pochi centesimi, il nostro grano genuino e buono, ma anche a voi consumatori, che vi tocca consumare delle farine, pane, pasta fatto con cereali tossici. Si chiedono quindi rassicurazioni e maggiori controlli che vadano oltre il campione richiesto del 5% affinché possa essere rilevata l'eventuale presenza di sostanze nocive sui grani esteri. Presenti stamattina anche rappresentanti dell'associazione Grano Salus, che hanno fatto notare come il grano sia un elemento fondamentale nella nostra alimentazione e come sia necessario un controllo a stretto raggio delle materie prime. A Modica scompare definitivamente l'istituto scolastico Ciaceri, che da oggi viene definitivamente accorpato al Santa Marta. Pertanto è stato cancellato un pezzo di storia della città. Vediamo. A Modica scompare definitivamente l'istituto scolastico Emanuele Ciaceri. L'istituto, infatti, come preventivato ormai da tempo, è stato accorpato all'istituto comprensivo Santa Marta. Da oggi, 1 settembre, dunque, viene cancellata la storica scuola sita in Corso Umberto, da dove sono passate tantissime generazioni e molte appartenenti all'attuale classe dirigente. I plessi rimarranno al loro posto, l'istituto sarà retto dal professore Piero Modica, già dirigente scolastico della Santa Marta, la cui sede centrale è in via Vittorio Veneto. Vengono dunque accorpate le sedi della centrale di via Campeilla e il plesso di Corso Umberto 454. Molti commenti sui social sono principalmente commenti che esprimono amarezza. Con la cancellazione della Ciacere viene in effetti cancellato un pezzo di storia della città della Contea. Dal 1 settembre operativo il servizio di controllo elettronico della velocità denominato Scout Speed è montato su un'autovettura di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il servizio nasce dall'esigenza di rendere più sicure le strade provinciali, filmando e scattando fotografie delle targhe dei veicoli che commettono errori. Vediamo.
Dal 1 settembre è operativo il servizio di controllo elettronico della velocità mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura in movimento denominata Scout Speed. È montata su un'autovettura di proprietà del libero consorzio comunale di Ragusa, facilmente riconoscibile ed individuabile. Il servizio nasce dall'esigenza di rendere più sicure le strade provinciali con uno strumento nuovo, costituito da un sistema di telecamere e sensori che garantisce il controllo su tutti i lati del mezzo di pattuglia e sono in grado di riprendere filmati e scattare fotografie georeferenziali delle targhe dei veicoli che commettono infrazioni. Lo Scout Speed cercherà di far rispettare i limiti di velocità e, a differenza degli autovelox fissi e mobili che verificano l'andatura istantanea al passaggio dei veicoli in un determinato punto e dei tutor che misurano sia quella istantanea al passaggio sotto di un portale sia quella media tra i due, l'avanzato dispositivo è in grado di rilevare l'andatura di tutti i veicoli intorno alla pattuglia, in movimento o ferma, anche di quelli che procedono nel senso di marcia opposto, con un raggio d'azione di 360 gradi. E ancora, a differenza dei primi due sistemi, poi, la cui operatività deve essere segnalata da opportuni cartelli e la cui presenza è indicata per scopi educativi dalla stradale su internet sul sito www.poliziadistato.it, la presenza a bordo dello Scout Speed non deve essere segnalata agli utenti della strada. Grande ritorno oggi per la quarta edizione del Birrocco a Ragusa. 100 le birre artigianali che si potranno degustare ascoltando buona musica. In Piazza Libertà si esibiranno poi i Baciamo le Mani e a seguire i Tè Giornalai. In Via Roma invece si ballerà con il DJ set di Angelo Di Stefano. Vediamo! Il grande ritorno al centro storico di Ragusa Superiore con la quarta edizione del Birrocco. Sono oltre 100 le birre artigianali con vari gusti presenti all'evento per poter assaporare i tipici sapori di Sicilia come la birra ai grani antichi o l'uva passa di Pantelleria, oppure la birra al miele tappa nera siciliano al caffè Carruba, cannelle e fiori di campo, fico secco, vaniglia e caramello. Tutti ingredienti del territorio per evidenziare le proprie origini. Il tutto accompagnato dai laboratori sensoriali del gusto con i più importanti esperti nazionali di birre e con l'abbinamento tra birre artigianali e piatti gourmet. Al Birrocco, oltre alla parte dedicata alle birre e alle degustazioni, anche la buona musica, con l'allestimento di due palchi. Stasera alle 23 in Piazza Libertà si esibiranno i Baciamo dei Mani, a seguire divertenti ospiti dei giornalai, mentre in Via Roma si potrà ballare al ritmo di musica con il DJ set di Angelo Di Stefano. Per avere maggiori informazioni sull'evento completo visitare il sito www.birrocco.it. Stasera a Modica, presso il Palazzo della Cultura, doppia presentazione di libri di giovani autori siciliani. Si tratta dell'entinese Paolo Caponnetto e della modicana Lucia Grafficcia. Entrambi gli autori sono all'esordio. Vediamo i particolari in questo servizio. Stasera alle 20.30 presso il Cultural Garden Palazzo della Cultura di Modica in Corso Umberto si terrà una doppia presentazione per gli amanti della narrativa e per chi desidera scoprire nuove penne made in Sicily, di cui una propriamente modicana. Alla regia del programma di Cultural Garden sta Tiziana Spadaro dell'Associazione Officina Creativa, moderatore dell'incontro sarà il giornalista Andrea Matteucci. Una sera di ritorno dal lavoro, Giorgio Perego trova una macchina parcheggiata a pochi passi dal portone di casa, si incuriosisce, osserva con più attenzione e la sua vita comincia ad andare a rotoli. Un romanzo che indaga tra le pieghe più recondite e inconfessabili del dolore e dell'illusione. È quel che si può anticipare in poche righe su Scambio d'Estremi, il titolo più noir del catalogo di Prospero Editore, nonché romanzo d'esordio dell'entinese Paolo Caponnetto, classe 85, collaboratore del giornale di Sicilia. Se amate il mistero e avete un debole per l'enigmistica, potrebbe essere la vostra lettura ideale. La scrittura pulita e senza fronzoli del giovane autore vi condurrà verso una Catania densa di sospetti e di scorci inaspettati. Uno stile più poetico ai margini della prosa classica si dipana invece in Elevator. Uno stile più poetico ai margini della prosa classica si dipana invece in Elevator. Anche in questo caso un romanzo d'esordio della modicana Lucia Grafficcia e anch'esso edito da Prospero. Il titolo, dal sapore futuristico, la dice lunga sulla scrittura sperimentale che dà colpo al testo. Qui il lettore viene accompagnato alla scoperta della vita di passaggio anonima, ma in verità sempre caratteristica quando ci si sofferma a osservarla, di un condominio di 7 piani dove una singolare circostanza scuote una realtà fatta di piccoli nevrosi e di eventi straordinari nella loro prevedibilità.
Una serata fatta per la scoperta, dunque, durante la quale sarà possibile confrontarsi sui contenuti delle opere, dialogare con gli autori e aprire un dibattito sullo stato della giovane editoria italiana, abbracciati dal cortile di uno dei più affascinanti edifici della città iblea. Domani sera a Punta Secca si terrà la finalissima di Telecanto. C'è attesa per conoscere il vincitore della Format Canoro di Canale 74, tra i 10 concorrenti provenienti da ogni parte della Sicilia. Ed eccoci arrivati alla finalissima di Telecanto 2017. Siamo giunti alla seconda edizione, siamo a Punta Secca. Sabato sera 2 settembre alle 21.30 ci saranno un mare di telespettatori proprio vicino al mare, vicino alla casa di Montalbano, ad assistere a quella che sarà il vincitore o la vincitrice della seconda edizione. Vediamo un attimino quello che si sta preparando, perché oggi c'è stato un collaudo, un sopralluogo per verificare se tutto è pronto, e sentiamo un attimo dagli interessati e dal sindaco di Santa Croce come vanno i lavori. Signor sindaco, un grande evento per chiudere la stagione di Punta Secca, che quest'anno ha avuto ospiti eccezionali, e sabato 2 settembre ci sarà anche la finalissima di Telecanto. Sì, anche noi ringraziamo voi, Canale 74, per l'onore che ci avete dato a noi di Santa Croce. È stata un'annata speciale, veramente. Abbiamo avuto una cantante di spicco, abbiamo avuto tanti altri artisti bravi che hanno allietato le nostre serate, ma non solo a Punta Secca, ma anche a Casuzzi e a Punta Braccetto. È al primo anno di amministrazione, come ha visto i risultati, come sono stati? No, penso che la finale di Telecanto sia l'ideale epilogo di questa speciale stagione che ci ha visto, diciamo, subito metterci all'opera senza nessuna preparazione precedente, naturalmente, perché ci siamo insediati l'11 giugno. I turisti hanno accolto benissimo la nostra manifestazione, abbiamo avuto anche testimonianze dirette, ma anche i villeggianti e i residenti non hanno avuto modo di, anzi, sono stati contentissimi anche loro. È stata una bella stagione. Le manifestazioni che abbiamo fatto sono state per, diciamo, il 90% con fondi da sponsorizzazione, quindi il Comune è intervenuto solo in una parte limitata, poi sono stati i commercianti, gli artigiani di questo Comune, le categorie produttive in generale, a darci un forte contributo, e spero che anche Canale 74 l'anno prossimo sia presente, perché crediamo in voi. Peppe Mavilla è il direttore artistico di Telecanto. Quest'anno siamo arrivati alla seconda edizione, grandissimo successo, le 8 puntate sono andate benissimo, grandi ascolti per Canale 74, ovviamente, e quest'anno ci ospita il Comune di Santa Croce a Punta Secca, in quelli che sono i luoghi di Montalbano. Tutto pronto, tutto procede alla grande, siamo pronti. Quanti saranno i concorrenti? I concorrenti sono 10, si sono già esibiti nelle 8 puntate in studio. I premi? I premi sono: il primo classificato vincerà la realizzazione di un singolo che andrà su tutte le piattaforme digitali mondiali, e poi ci sarà un altro premio, che è il premio discografico, e sarà tutto fornito dalla Capogiro Records di Torino, del direttore artistico Biagio Puma. E la giuria? La giuria abbiamo Alex Maiolino, il leader dei Samizidat, che oltre ad essere ospite è anche nostro giudice. Si aggiunge la cantautrice siracusana Claudia Santa Croce, autrice e produttrice musicale, e poi i nostri veterani, che sono Dario Adamo, il maestro Dario Adamo, e la giornalista Antonella Galuppi. Bene, quindi diamo appuntamento? Appuntamento a sabato 2 settembre a Punta Secca, Piazza Faro. Vi aspettiamo alle 21.30 numerosi. Grande attesa a Ragusa per il concerto del 23 settembre di Antonello Venditti in Piazza Libertà. Nel giro di poche ore dall'apertura della prevendita, già venduti oltre 300 biglietti. Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Un evento eccezionale, molto atteso dai ragusani e non solo. Si tratta del concerto di Antonello Venditti, che si terrà sabato 23 settembre in Piazza Libertà, nel cuore di Ragusa. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia.
Il cantautore romano è pronto a rendere indimenticabile la fase conclusiva della stagione estiva in provincia di Ragusa. Con il suo pianoforte riuscirà come sempre a incantare il pubblico con note familiari, parole e suoni cantate e riconosciute da tutti, con i pezzi più significativi del suo vasto repertorio. In versione unplugged, Venditti sarà sul palco insieme a un quartetto di musicisti. L'affetto che il pubblico nutre per Antonello Venditti è stato subito confermato nelle prime ore di apertura della prevendita. Infatti, nel giro di poco tempo, sono stati acquistati più di 300 biglietti. Facile prevedere che si possa arrivare al tutto esaurito. I posti sono a sedere tutti numerati. Per avere maggiori informazioni sull'evento, sui prezzi dei biglietti nei vari settori e dove acquistarli, visitare il sito www.citybox.it. Ci stiamo organizzando nella maniera migliore, sottolinea il vice sindaco Massimo Iannucci, assessore delegato agli spettacoli del comune di Ragusa, per supportare al meglio anche questo straordinario evento. Abbiamo già tenuto delle riunioni, altre ne faremo nel corso dei prossimi giorni per garantire che tutto funzioni per il meglio. Per la città di Ragusa, ospitare il concerto di Antonello Venditti Unplugged rappresenterà la ciliegina sulla torta di una stagione estiva straordinaria, con numerosi riscontri positivi su tutti i fronti. Bene, questo è l'ultimo servizio. Vi ricordo che potrete vedere il TG sul nostro sito www.canale74.it o sui nostri canali social, sia Facebook che YouTube. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata.